alta, mi pare tipo 20 metri, 25 metri, non mi ricordo in quale città precisamente, perché Mazinga Z, a differenza dell'Italia, dove Goldrick è in assoluto il robottone per eccellenza, Mazinga Z in Spagna ma è andato come il nostro Goldrick. Noi in realtà, penso che lo sapete, quando parlate con le persone confondono Mazinga Z, grande Mazinga, Goldrick, Jig, di tutto. Io ho una testa di Jig appesa qua al collo da anni, dicono: ah, c'hai Jig, chi ovviamente si ricorda. Tu volta dicono: ma che cos'è questo mostro, un Pokémon? Ah no, aspetta, questo non ricordo, questo è Daitan. No, non aspetta, ce l'ho, no, questo no, questo è Mazinga. Insomma, inventano tutti i nomi, perché ovviamente nell'immagine collettivo resta Goldrick. Però l'animazione, come sapete, è molto più ampia, e in questo caso qua i logo di Nagai sono qualcuno in più, perché oltre alla trilogia ci sono i Jetta, ci sta Jig, però Goldrick è stato il primo amore, non si scorda mai, e quindi per tutti Goldrick resta quello che è. Ma nel resto del mondo in realtà Mazinga Z ha un successo molto più forte, lo vedete anche, non so se qualcuno di voi colleziona merchandising Bandai, giochi, così via, Mazinga Z in tutte le salse. Qualcosa di incredibile. Adesso sta cominciando ad avere anche qualche altra cosa sugli altri, però effettivamente Mazinga Z spara alla grande. Dicevamo, in merito al discorso della trilogia, Goldrick è arrivato in ritardo, quindi si è perso un pochettino quello che era la sua continuità. Un'altra cosa, il doppiaggio è stato rifatto di recente, dando una giustizia, diciamo, a quella che era storia reale. In realtà nella prima edizione, quella del 78, Alcor, io userò i nomi storici ovviamente, Alcor vede nello schermo, nella base, insomma, con tutto proprio, che ci sono degli UFO che stanno arrivando, e si ricorda con la mente, cioè ci sono dei fermi immagini, lui in Mazinga Z questa cosa viene persa, non è commentata, mentre invece in un doppiaggio lui dice: mi ricordo quando io combattivo, speriamo che non succeda un'altra volta la stessa cosa. E questo è importante, perché comunque è un elemento di continuità. In un episodio di Goldrick compare Boss Robot, uno solo. E anche quello è un modo per dire: due episodi, ho perso un altro? Sì. Bene, in due episodi compare Boss Robot, poi per dire, stiamo parlando sempre degli stessi personaggi evoluti, perché anche il disegno è cambiato nel tempo. Parliamo di l'ultimo episodio di una trilogia, che poi ha avuto la fortuna di avere Shingo Araki da metà della serie, e che ha dato il salto di qualità definitivo anche da un punto di vista stilistico. E dicevo, il personaggio ovviamente cambia, e c'è una cosa importante, che la reale nascita di Goldrick. Cioè, nel cartone animato della prima serie viene detto che Arcturus prende il Goldrick e se ne fugge da Vega. In realtà non è così. Goldrick era stato costruito da Vega per continuare a ovviamente dominare l'universo e distruggere Flint, quindi è una macchina da guerra. Arcturus invece ruba Goldrick, e quindi non è il suo robot, è ben diversa la cosa. Prende il suo robot di Vega e se ne scappa sulla Terra. Ora voi dite: è l'eroe che fugge. Però immaginate voi a trovarvi in una situazione in cui state sulla vostra terra in guerra, non sapete cosa fare, prendete il primo mezzo, ormai sono morti tutti, tuo padre è morto, tua madre è morta, sua sorella presumibilmente morta, perché poi si scopre che invece è viva, fuggi. Ovviamente Vega poi continua la sua avanzata, trovano Goldrick e la guerra prosegue. Però questo in particolare è importante, cioè l'eroe non è senza macchia e senza paura, è un eroe che ha rubato un robot e se ne è scappato. È ben diverso, cioè dà una valorizzazione al personaggio rendendolo molto più reale, mentre invece spesso si tende a creare personaggi dove uno non ci si può identificare. La grandezza di Gonagai, ma come di altri molti artisti degli anime, è quella di creare personaggi realistici dove uno ci si può ovviamente identificare. Pensate a l'Umoragno, Peter Parker non ha i soldi per pagare le tasse, le ragazze, insomma tutto quello che poteva essere, il bullo che lo picchiava, è un personaggio identificabile. Superman non è identificabile, chi si identifica in Superman? Nessuno. Quindi in questi personaggi noi troviamo un ragazzo, perché ovviamente là parliamo di ragazzi giovani, Mazinga Z, Koji, che non riesce a fare, quindi diventa realistico. Detto questo, fatto quindi questo preambolo sulla nascita e l'arrivo di Goldrick in Italia, andiamo ovviamente su quello che
aiuta le serie a diventare famose, ovvero le sigle. Le sigle sono fondamentali. Oggi molte persone ricordano le sigle ma non ricordano i cartoni animati. Se io dico per esempio God Sigma, molti dicono chi è, però se fai God Sigma la ricordano tutti, però fisicamente non se lo ricordano, ma vale per il robot come vale anche per altre serie. La sigla è la cosa più importante, perché in quei pochi minuti viene creato quel jingle fondamentale che resta nella testa. Io qui ho in questa slide i tre artisti che hanno contribuito alla creazione ovviamente di queste sigle. Tadini in particolare la voce della seconda sigla, quindi Goldrake, Mavis, Luigi Mada per intenderci. Tempera e Albertelli sono rispettivamente, per chi è stato a Etna nella prima edizione, gli artisti che hanno realizzato la musica e le parole. Vado avanti con la slide. E di 45 giri sono sostanzialmente due: il primo UFO Robot e Shooting Star, e il secondo Vega e Goldrake. In Vega vi dico una piccola. Va bene, un po' dopo. Non lo Questa era la seconda sigla ovviamente, e questa è la sigla di coda. Queste sono le due sigle italiane, la prima abbiamo vista ovviamente, le altre due sigle. Stavo dicendo una cosa su Vega, chi si ricorda il testo? Insomma, una canzone minore. C'è una parte che dice: Minos con Dargos ci guiderà.
chi è sto Minos? Gandalf. Perché nella versione francese Minos si chiamava Gandalf. Da me è arrivata questa cosa strana, perché poi i nomi sono stati cambiati, qualcosa è rimasto, però Minos nella, se, nella sigla è rimasto per qualche strano motivo, cosa che... Gandalf con i Dargos ci guiderà, Minos suona bene. Poi infatti io da piccolo dicevo, questo Minos, ma chi è? E Minos in realtà è Gandalf, che nella, nella sigla ovviamente viene lasciato il nome originale. Ho fatto una pausa, vi faccio vedere adesso le due sigle giapponesi. Ok, perché questo? Perché noi abbiamo realizzato queste due sigle, in realtà il concetto di sigla noi non ce l'avevamo. Goldberg è stato il primo cartone animato che ha trasferito il concetto di sigla, così come esiste in Giappone, da noi. Che era, sono io. Scusatemi. Dicevo, è stato il trasferimento del concetto di sigla nel cartone animato. Perché noi prima eravamo abituati a Tom e Jerry, a Yogi, insomma, tutta una serie di cartoni animati che avevano dei jingle, venivano comunque una produzione americana. I giapponesi no, i giapponesi hanno un'idea della sigla che è importante, perché la sigla deve essere dirompente, essere quella che esce dal televisore e ti dà il caso. Tu dici, tu bambino devi restare, devi dire, che sta succedendo qua? Immagino che tutti quanti voi, no? Quando avete visto Goldrake, ma anche gli altri, siete rimasti così. Io mi ricordo, io rimasi praticamente colpito dalla sigla di Gaikin all'epoca, che non era una sigla cartone animato, un pezzo dei Ganymede, un pezzone degli anni, disco anni 70, non so se ve la ricordate, Tex Mihaio. Io da piccolo, quando vedi questo pezzo, dissi, fammi vedere sto cartone che cos'è. Poi ho scoperto negli anni, comunque c'era anche là la mamma di una Gai, però rimasi colpito. Le due sigle che faccio vedere sono la sigla inizio e la sigla di fine. Vedete come anche qui, trombe, fiati, poi le voci giapponesi sono belle trionfali, sono loro, sono loro, tutti, anche se devono dire i passi di chiamano, e anche delle sigle viene trasferito. Voi, qualcuno di voi è stato in Giappone? Tu? Sapete come la gestualità giapponese? Io ricordo che quando sono arrivato all'aeroporto c'era il tipo che ci indicava lo smistamento per fare l'accettazione, e c'era questo tipo con questa mimica, e io ho detto, sono entrato in un videogioco. E io ero appena arrivato e già ho capito che non voglio più ritornare, quindi Rosario pure è stato tu, quindi sai anche tu. E immaginate tutto quello che avete visto nei cartoni animati, vi ritrovate là e ve lo ritrovate davvero. Questi capelli che disegnano sono così, non è vero che sono disegnati. Io ho delle foto per mio blog di questi giapponesi e questi capelli a punta. Quindi immaginate a me i capelli a punta, che odio, però, però è così, cioè la trasposizione del cartone animato è realistica, cioè non vi inventate, c'è il robot, ma la loro cultura è quella, questa gestualità, questo parlare che almeno mente si perde nella traduzione, è così, cioè i giapponesi sono come li vedete nei cartoni animati. Quindi, ritornando al discorso, sì, che vi faccio ascoltare le due sigle giapponesi. Decisamente d'impatto, ma sicuramente.
sigla è la sigla dell'edizione francese. L'hanno adattato in francese questa sigla. Mi rendo conto che anche questa sigla, magari forse non tanto questa ma quella di prima, con gli effetti sonori è dirompente, ovviamente. Noi oggi, almeno io, insomma, io ne ho 40 anni. Non c'era la 50esima della seconda parte della cinquantesima? Poi la cinquantesima. Il disegnatore sì, Shigaraki. Immaginate ovviamente, quindi riportate la vostra mente a quando eravate più giovani, davanti alla televisione improvvisamente arriva qualcosa del genere, colore, musica, ma vedete anche nella mentalità del bambino giapponese, per quanto magari loro erano forse più abituati di voi, fortuna loro. Ultimo piccolo spezzone.